Edmo, allora, una storia, la prima storia che vogliamo raccontare, che è una storia che tu hai raccontato, è quella, io lo definisco solo così, di colui che è stato definito lo Stradivari di San Marino della Romagna. Di chi stiamo parlando e perché hai raccontato la sua storia, Edmo? Si chiamava Marino Capicchioni. E un mio amico si chiamava Mario. Si chiamava Mario, perché sono un po' lì, è morto da Mario. tanto tempo. Mi ha detto: lo sai, Edmo, che c'è un liutaio che vive a Rimini che è conosciuto in tutto il mondo. E qui non lo conosce nessuno, perché. Io voglio sapere quanta gente adesso, io dicendo Marino Capicchioni, hanno capito subito che è un liutaio famoso in tutto il mondo, è stato. Lui ha fatto 150 violini che sono andati a tutti i maggiori suonatori del mondo. E quindi, dice, lui lavora a Rimini. E quindi potrebbe fare un documentario. Andiamo in casa sua, se lui lo permette, lo seguiamo dai primi ciocchi di legno fino al termine. Siamo andati, lui ha accettato subito, era una persona bonario, buona, aveva già circa 80 anni. E quindi l'abbiamo seguito, abbiamo fatto un filmato che poi è stato anche premiato in alcuni concorsi. E abbiamo fatto tutte le sere di un inverno intero, siamo stati a casa sua per 2 ore e abbiamo fatto questo filmato, che è un filmato eccezionale, che poi un giorno magari lo vediamo insieme, perché è una rarità veramente, qualche cosa, seguire questo personaggio che non è conosciuto, almeno non dalla generalità della gente, probabilità anche lui aveva dei seguaci, della gente che seguiva. Il suo figlio ha fatto le stesse cose, è morto a 95 anni, che non è molto. Pensa come. Andiamo indietro con le date. Il figlio, 95 anni, è morto 2 anni fa, mi sembra, un anno. E quindi è seguitato a Le fare le orme del cose. padre. Però Marino Capicchioni ha firmato dei violini che sono andati in tutto il Cioè, tu hai mondo. visto mettere nelle scatole, diciamo, dei violini che andavano ai più grandi violinisti, cioè li hai visti proprio Ha confezionare, Edmo. mantenuto il segreto, lui non ci ha detto niente per tutto il tempo che l'abbiamo seguito, lui non ci ha detto niente, vanno e quindi a un certo punto, finito il lavoro, sono diventate due oggetti meravigliosi, che io l'ho suonato il violino, perché ho studiato musica da giovane, poi sono passato alla fisarmonica, ho fatto un'orchestrina. Abbiamo fatto un sacco di cose anche musicalmente parlando. E questi violini che prendevano il colore con questa trasparente, questo neuro lì di violini, dopo ve lo faccio vedere, quello che suonavo io da giovane. Fatto sta, insomma, che abbiamo seguito giorno per giorno, fin quando terminate, preparato delle casse di legno e poi. Una custodia con un velluto rosso bellissimo e ha messo lì dentro, poi ha tirato fuori due etichette che le ha applicate a uno e all'altro, e uno era Judy Menuhin, che chi è pratico di questo sa benissimo chi è, e David Oistrakh, sono morti anche quelli. Però hanno, diciamo che rimane la loro musica, Io Edmo, no? racconto. Di gente che purtroppo non c'è più. Beh, ma sai che le persone Giuseppe continuano a vivere attraverso la memoria che ne facciamo. Ungaretti ha detto una frase che ha detto: il più grande cimitero è nel mio cuore. Edmo, allora noi vogliamo vedere, poi lo guardiamo un pezzetto proprio di questo documentario che tu hai realizzato, che è splendido, perché entrare nel laboratorio artigiano di Capicchioni, vedere come muove le mani su questo strumento che prende vita è una magia ed è una poesia oggi anche a tanti anni di distanza, perché comunque è un documentario di che anni più o Sì, meno, è Edmo, questo? vero, No? Cioè, certo. ha diverse decine di anni questo documentario che tu hai fatto, di che anni è? L'abbiamo fatto, secondo me, nel 70. Ecco,
Quindi insomma, ha più di 50 sono più anni. di 50 anni. Esatto. E allora noi ci gustiamo un pezzo del lavoro di Edmo, perché questo è tutto il lavoro di Edmo, di questo documentario che lui ha fatto. E poi, se vi è piaciuto questo nostro momento insieme, Edmo, che dici, rinvitiamo tutti a tornare a casa tua per una prossima occasione in cui ci racconterai tanti altri aneddoti e magari vedremo altri spezzoni del tuo lavoro. Io ripeto sempre una frase che è ben augurante per me: fate presto. Ma noi lo prendiamo tutto il tempo che serve. Grazie Edmo Vandi, adesso ci guardiamo un pezzetto di questo meraviglioso artista che ci ha regalato, vivendo proprio a Rimini, dei violini e degli strumenti eccezionali. Grazie Edmo. In una via periferica e tranquilla di una città della Romagna vive un personaggio che abbiamo ritenuto interessante conoscere da vicino. Si riceve in una casa allineata coi tempi moderni, che difficilmente tradisce la singolare attività che vi si svolge. Il mestiere del nostro ospite è vecchio di secoli ed è ormai divenuto così raro da rasentare l'anacronismo. Ospitale d'aperto, egli rivela immediatamente una natura di uomo semplice, quasi schivo delle frivolezze della cinepresa e ben disposto ad appagare la nostra curiosità. Entriamo nel suo mondo e cogliamo la fortunata occasione di poter assistere alla costruzione di due violini. Ogni sua opera comincia con precise ordinazioni che, come questa o come questa, provengono da molto lontano. Il legno, ricercato personalmente nei boschi del Mittenwald e debitamente stagionato, viene scelto accuratamente e ritenuto idoneo soltanto dopo accurato esame. Il locale contiene legno altamente qualificato e tuttavia questa volta la scelta è particolarmente minuziosa. Tornato in laboratorio, il liutaio si accinge a dare inizio al lavoro. Il fondo del violino, in acero, può essere formato di un pezzo unico o di due pezzi uguali, incollati longitudinalmente, che vengono sbozzati con un primo ed unico intervento della macchina piallatrice. Il resto sarà realizzato come i violini d'autore interamente ed esclusivamente a mano.
Il fondo, come il coperchio, viene modellato a colpi di sgorbia, in modo che la parte esterna risulti convesso e l'interna concava. A poco, sotto le mani del liutaio, raggiungerà la forma voluta. Le fasce laterali, che hanno il compito di creare una connessione ermetica tra fondo e coperchio, sono costituite da sottilissimo acero ed ottengono la giusta curvatura con l'inserimento in un'apposita forma. Quindi il corpo del violino viene provvisoriamente chiuso. La cassa armonica viene sottoposta ad una prima rifinitura. Disegnate le punte su modello originale. La struttura del violino è nota in ogni particolare, ma solo una precisa cognizione della sua costruzione consente di valutarne appieno la creazione artistica oltremodo complicata nella sua apparente semplicità. Il nostro liutaio non ricorre ai mezzi meccanici oggi a disposizione, ma cura con raffinatissima precisione questa importante parte dello strumento, tratta da modelli originali di Stradivari e di Guarneri del Gesù. L'esecuzione di questo prestigioso pezzo, che richiede doti non comuni di arte dell'intaglio e di estetica, rivela chiaramente la personalità di ogni liutaio ed è sempre stata presso i grandi maestri un ammiratissimo capolavoro, apprezzato per la sua forma graziosa ed ardita. Anticamente al posto del riccio venivano intagliate teste di animale, di uomo oppure di angelo e solo più tardi si arrivò alla forma ancora attuale. I ricci di Stradivari, Guadagnini, Amati e Guarneri furono e sono ancora oggi inarrivabili capolavori.
Il tempo non pone limiti a questo lavoro paziente ed accurato. Il mondo esterno è lontano. La città, col suo continuo fragore, non tocca l'arte di queste mani che trasformano anonimi pezzi di legno in meravigliose forme eleganti e slanciate. Ai bordi del coperchio e del fondo, il liutaio, dopo aver inciso una piccola scanalatura, introduce sottilissime striscioline di acero di colore bianco e nero, i filetti, che hanno un compito puramente estetico. Lo spessore del fondo non è uniforme, ma rispondente in ogni punto a precise leggi armoniche, e soltanto la profonda conoscenza di tutti i segreti dell'arte, oltre che di precise regole matematiche ed acustiche, rendono possibile il raggiungimento della necessaria perfezione. Il disegno ed il taglio delle lunghe F o fori armonici nel corpo del coperchio ha un cerimoniale che dà una precisa personalità al liutaio. La forma può apparire comune a tutti gli strumenti, ma soltanto i più grandi maestri raggiungono in questo campo risultati dalla più ampia perfezione. Piene di slancio e di stile, le due F appaiono a poco nella loro inconfondibile eleganza. Una parte molto importante nella costruzione del violino, che esige una grande esperienza, è l'applicazione della catena, una piccola lista di legno di pino che viene collocata nella parte interna del coperchio. Il suo compito è quello di distribuirne la tensione e le vibrazioni su tutta la lunghezza e di non permetterne un rilassamento che renderebbe i suoni meno forti e meno limpidi. A questo punto, terminata la lavorazione e la rifinitura delle varie parti, lo strumento viene chiuso definitivamente. Dopo aver accertato la perfetta aderenza della colla, il liutaio provvede all'applicazione del manico, le cui precise dimensioni sono importanti al fine di un puro tocco delle note. Il violino è ormai completo in ogni sua parte, è però soltanto uno strumento composto di legni pregiati, lavorati con alta precisione. Da questo momento in poi viene rivestito del suo manto sfavillante e meraviglioso. La verniciatura è un rituale segreto che soltanto a pochi liutai è dato a conoscere. A volte la composizione della vernice proviene da ricette tramandate nei secoli, custodite gelosamente e pervenute soltanto a qualche fortunato contemporaneo. La stesura della vernice richiede molti giorni di delicato lavoro ed avviene in numerosi strati finemente posati sulla levigatissima superficie del violino.
Il legno risponde alla sottile carezza mettendo in mostra una meravigliosa fiammeggiante venatura. Il primitivo giallo vivo si trasforma così a poco in toni di colore rossiccio che come un velo si adagia sul fondo scintillante. La posizione della tastiera ha una grande importanza al fine della qualità del tocco e dell'armonia del suono. L'ebano del quale è composta è modellato in forma concava e spicca elegante sotto gli agili movimenti delle dita del violinista. Amorevolmente il liutaio trae dalla sua creatura scintille di una meravigliosa lucentezza. Le venature sono limpide e splendenti, la vernice ha dato al legno la più struggente trasparenza. Dopo l'applicazione dei bischeri in ebano, segue la messa a punto dell'anima. Il significativo nome di questo bastoncino di legno è dovuto ai francesi. Tale termine è ampiamente meritato, perché questo piccolo pezzetto di legno di pino conferisce al suono possente pienezza e sfavillante splendore. Anche per la scelta del ponticello occorrono occhi e mani esperti. Le dimensioni e le caratteristiche di questo piccolo accessorio, se non fossero accuratamente definite nella misura e nella qualità, comprometterebbero la perfezione tecnica del suono. Con l'applicazione delle corde, lo strumento viene portato alla forma definitiva, una mirabile forma che ancora oggi non si sa a quale genio attribuire. Questa meraviglia ha in sé tante perfezioni, incarna la quintessenza delle leggi fisiche del suono, è un'opera architettonica di così alto livello cui non si potrebbe apportare il minimo cambiamento senza turbarne la perfetta simmetria. Racchiude i segni palesi di un'arte eccelsa, sia nella geniale e incomparabile forma del riccio, come nella fragile arditezza delle F e nell'affascinante e impeccabile splendore della vernice. Quattro povere corde, come dice il poeta, e tuttavia in ogni epoca ed in ogni parte del mondo, artisti dotati di un dono divino, a queste quattro corde tutto chiedono e le portano a tutto rendere di ciò che rasserena, conforta, eleva, tormenta il cuore umano.
Thank you.